Vediamo oggi un'altra cosa legata, se vogliamo, al moto circolare, che è il moto armonico. L'avete visto già il moto armonico? Molto sommariamente. Prego qui. Oggi vediamo questo argomento legato al moto circolare uniforme, che è il moto armonico. Come lo possiamo spiegare il moto armonico? Vedete una cosa, il moto circolare è un moto che avviene lungo una circonferenza, cioè come dire, se ho un oggetto, ma può essere per esempio, se vogliamo, molto genericamente, immaginate un corpo che è legato per esempio anche a una fune e gira tutto intorno, o Però pure un'auto. c'avevamo ad esempio un meccanismo, una macchina che Eh sì, ma aspetta, questo è per il moto armonico. Sì, no, sto richiamando quello del moto circolare. Quindi un oggetto che gira sempre sulla stessa traiettoria. Però anche le cose effettive non sono scollegate, perché diciamo possono esserci più modelli di moto armonico. Vediamo un classico moto armonico è il pendolo, un altro può essere anche, per esempio, una fune. Se io collego una fune ad un'estremità, quindi immaginate che qui è legata, e inizio a farla vibrare, beh, qui non posso certo parlare di un moto circolare, cioè nel momento in cui inizia a vibrare, quindi la fune, no, inizia a fare delle oscillazioni, no, ce l'ho una mano e inizio io a oscillare. Se io osservassi un punto di questa cosa, come lo vedrei muoversi? Lo vedrei muoversi così, vedete? Va bene? Quindi Sì. quello che mo chiaramente non viene sta cosa. Abbiamo visto lo scorso maestro l'esperimento su una circonferenza che probabilmente si muoveva e questa è Ma su una lastra d'acqua forse. E su che cosa, no? su tipo un oggetto di legno, non Vabbè. sapevo che era così, però una macchina si muoveva come orologio e questa è veramente si muoveva Oscillava, diciamo. Fatto, quei moti oscillatori, in realtà, vedete, anche se noi andassimo istante per istante, ecco perché può essere legato al moto circolare, ma torno qui, quindi già abbiamo fatto un po' di esempi di moto armonico, ma anche il moto circolare potrebbe essere visto come un moto armonico. In che senso? Immaginiamo, per esempio, ragazzi, di fissare un punto di quello che sta girando, no, lungo la circonferenza, e invece rappresentarne le posizioni. Va bene? Cioè immaginate che istante per istante, cioè io vado a mettere la posizione. Quello che ne verrebbe fuori sarebbe un grafico di questo tipo. Scusate, fatemelo rifare un po' più grande. Quindi, il corpo io so che si muove lì sulla circonferenza. Però se ne rappresentassi, e facciamo un po' a parte, istante per istante, diciamo, le posizioni, potrei, anzi, scusate, la posizione in funzione del tempo, perché sennò dovrei far riavvolgere la cosa, verrebbe fuori una cosa di questo tipo. Cioè, come dire, la posizione che lui occupa, ad esempio è qui in un certo istante, poi quando arriva qui, capito, torna a zero, quando sta qui è arrivato in questo punto, quando sta qua di nuovo qui, e poi ritorna, no? Quindi nelle posizioni che si ripetono. Va bene? Mettiamo un po' più qua l'asse. Quindi, questo per dire effettivamente che, insomma, come vedete, di esempi di moti oscillatori, quindi un po' alcuni che pure ricordate già voi, quello della fune, o anche il moto circolare, possono essere visti come moti armonici. Quindi, i moti armonici sono moti in cui non è tanto che il corpo debba ritornare in quella posizione come nel moto circolare, ma che rioccupi posizioni analoghe nel tempo, va bene? Non Perché di ripeto, i moti periodici. Perché vedete una cosa, nell'esempio della fune, proprio c'è esattamente, se io vedessi quella fune, no? Ok, che fa su e giù, cioè io in realtà quell'oggetto, cioè se per esempio colorassi di un colore diverso un puntino di quella fune, e un osservatore stesse me, sto lì di fronte, no? Questa fune che la vede oscillare, cioè uno vedrebbe quel punto fare così, cioè oscillare e continuare. Questo
quello che sta diciamo realizzando è un moto armonico. Va bene? Chiaramente i moti armonici poi sono importanti per un altro aspetto che abbiamo accennato un attimo fa, appunto perché rappresentano bene, quindi i moti periodici, o meglio i moti, vedremo, delle onde. Va bene? E il concetto di onde che faremo il prossimo anno è un concetto veramente fondamentale, perché lo riutilizzeremo quando faremo poi anche, vabbè, tra fine quarto anno, inizio del quinto, le onde elettromagnetiche, cioè vedendo forse una cosa che già avrete pure fatto, insomma, sapete per fatti vostri, che per esempio la luce è un'onda elettromagnetica. Quindi, in scienza, benissimo. Anche se poi vedremo la doppia natura, avete visto? In alcuni esperimenti proprio c'è la prova scientifica della natura ondulatoria, in altri invece la luce si comporta come fossero dei corpuscoli, quindi con urti tra particelle, insomma, quindi com'è la luce, sia uno che l'altro, cioè, e questa è una cosa ancora sotto tanti aspetti che non riusciamo a spiegare, però riusciamo ad osservare effettivamente che, scusate, in alcuni contesti si comporta come un'onda, in altri come fosse un corpuscolo. Quindi per questo dicevo sono importanti i moti armonici, va bene? Perché ci aiutano a rappresentare queste. Quindi il moto armonico può essere o un moto oscillatorio o un moto anche circolare. Infatti pure voi avete richiamato ad esempio quello del pendolo. Andiamo a cercare di fare un po' una rappresentazione di ciò che avviene. Quindi immaginando di rappresentare le posizioni, perché vedete anche nel moto che rappresentavo io, per esempio quello di un punto della fune, è chiaro che le posizioni assunte sono sempre le stesse, pure lì, non mi pare? Cioè, come dire, c'è un'oscillazione tra un'ampiezza massima e un'ampiezza minima, è sempre le stesse. Infatti, quell'onda che viene rappresentata non è tanto come avevo qua pure erroneamente messo una X, che indicherebbe, ma quando metto il tempo, non vi pare? Cioè, come dire, qual è la posizione in quel tempo, è diventata questa, che poi si ripete appunto con la periodicità. Invece cerco di fare, scusatemi, un po' usare pure le stesse lettere usate dal libro. Vabbè, dice, questo è il vettore posizione R, poi questo si muove di velocità angolare omega, questa è una freccetta curva. Se abbiamo l'angolo teta, vabbè, dice l'ampiezza massima quant'è di un'onda che si muove, diciamo, sarà, diciamo, A, 0, A, quindi proprio dove indichiamo solo con A, ma per noi il segmento OA, va bene? Quindi tutto il raggio, per capirci. Vabbè, qua la posizione X, Y, non ci serve altro. Ok. Dove, come possiamo rappresentare questa cosa? Beh, ci ricordiamo, vi ricordate di una cosa che abbiamo già visto, no? La velocità angolare, o anche detta pulsazione. Vi ricordate che l'avevamo chiamata così? Come era fatta? Come, diciamo, rappresentata anche con che legge? 2π greco, vabbè il 2 proprio non è, fratto t, oppure 2π greco per f, vabbè, ma noi useremo effettivamente più questo, cioè quella che lo lega al periodo, va bene? Va bene. Adesso, se noi volessimo rappresentare la posizione di, diciamo, di questa cosa in ogni istante, quindi la x indica, vedete, la posizione, è come se dicesse, vedete, se il punto si trova in P, la X che cos'è? Questa, no? Se il punto poi P primo, insomma, il punto è X primo, vedete? Queste sono le posizioni, vedete? Sono tutte quante assunte tra che cosa? Tra 0, anzi scusate, tra A e meno A, se vogliamo. Ma ogni posizione X da che cosa è data, ragazzi? Da A per il coseno,
dell'angolo. Vi ricordate la proiezione? Dick, ti vedevo. Vuoi dire qualcosa? Ah, ok, no, pensavo volevi dire qualcosa. Adesso però cerchiamo di. Scusate, non omega, di legare il nostro angolo alla pulsazione. Beh, questo qui viene data da questa legge, cioè l'angolo alfa, beh, in questo caso l'ho chiamato teta, è legata alla pulsazione da questa relazione, cioè teta uguale omega per t, cioè in ogni istante potremmo quindi andare a vedere questa. Se andiamo a sostituire, che cosa otteniamo? X uguale A grande, A è l'ampiezza, scriviamolo pure qua. Se andiamo a sostituire, quindi coseno di teta, però dove teta l'abbiamo legato, dicevo, a questo, proprio perché vedete la relazione da dove può venire. Beh, noi, vedete, la velocità angolare non è quanto angolo viene percorso in un determinato tempo. Noi nel dare questa cosa l'abbiamo fatto in un giro, non vi pare? Invece se l'angolo fosse solo questo e il tempo impiegato a percorrere quell'angolo fosse un t piccolo, è chiaro che la relazione sarebbe stata questa, non vi pare? Quindi da qui abbiamo ricavato. Quindi otteniamo, però omega noi ci ricordiamo come l'abbiamo definito, come 2pi greco fratto t piccolo. Quindi questa è omega per, abbiamo detto, per t, che invece è l'angolo. Questa relazione descrive istante per istante, diciamo, dove si trova praticamente, vedete, quel punto x. E perché vedi una cosa? Abbiamo detto che l'angolo è omega per t. Capito? Omega è 2pi greco, questo è omega, poi per t piccolo, che è il tempo di volta in volta. Invece t grande, come abbiamo sempre fatto, quindi t è il tempo, come dire, trascorso. Quando, diciamo, il corpo occupa la posizione. Va bene? Invece A è l'ampiezza, come dire, la massima distanza, per esempio immaginate quel punto sulla corda, l'ampiezza che cosa mi dice? Qual è il punto più alto dove può arrivare? Anche qui in un modo circolare la massima ampiezza dove si ha? Quando il punto X è arrivato all'estremo, o il punto minimo quando è arrivato a quel meno A, abbiamo detto. Va bene? Quindi l'ampiezza, invece T grande, è il periodo. Ricordate, il periodo l'abbiamo definito come il tempo necessario a fare. Va bene? Quindi ricordatevi, allora, questa è semplicemente la proiezione. Teta, abbiamo detto, è data da omega e da T, ma dove abbiamo derivata questa relazione? Dal fatto che omega avremmo potuto calcolarlo, come dire, se ha percorso non un giro, ma un pezzetto, quindi un certo angolo, e t è il tempo impiegato a percorrere quel pezzetto, oh. Del resto, vedete, non è uno spazio, anche se qui uno spazio areolare, quindi un'area di angolo fratto il tempo in cui viene impiegato. E qui era la stessa cosa, perché qua era invece tutto il giro, e vi ricordate era 360 gradi, ma abbiamo riportato in radianti per quell'equivalenza, fratto quanto il tempo impiegato a fare un giro era il periodo. Chiaramente in tutti questi moti oscillatori o circolari che siano, rientra il discorso del periodo, perché nei moti oscillatori che succede? Che il corpo, quel punto, riprende la stessa posizione dopo un periodo. Immaginate sempre il punto che oscilla di quella corda, dopo un periodo parte da qui, vedete, va in giù, dopo un periodo è ritornato sopra. Va bene? Tutto chiaro, ragazzi? Quindi questa qui descrive. Poi in realtà
c'è un altro pezzetto che viene aggiunto, lo scrivo, scusate, cambio pagina, x uguale a per cosino di 2 pi greco per cotti. A questo, dicevo, a volte vedremo, viene aggiunto un altro termine, più φ. Questo φ si chiama la fase. Sapete che significa? Nell'iniziare l'oscillazione, vedete, noi ogni volta, se non aggiungiamo questa cosa, è come se l'oscillazione iniziasse sempre, come dire, da qui, no? Dice, parte da zero. Quando il tempo è zero, perché il tempo zero, vedete? Qua che abbiamo coseno di 0 che è 1, non vi pare? E quindi parte da qua, poi inizia il suo moto oscillatorio e quant'altro. E se parte da qui invece, questa formula no, dimmi. Esatto, quell'essenziale dice non parte da fermo. Esatto. Un'analogia può essere. Capite che voglio dire? Quindi la formula così come abbiamo visto, che chiaramente vale, ma stavo vedendo il libro riporta in realtà, vediamo se lo porta dietro, vabbè, dopo lo vediamo con calma. Capito? Non, però è come se ogni volta dovessimo dire parte dal punto, capito, più semplice. Invece sta cosa, quella fase, vedete, è come se dicessi parte da qui, cioè qua il punto di partenza, quel φ è questo. Va bene? Quello è l'angolo da cui parte. Quindi le cose cambiano perché anche al tempo zero, vedete una cosa? Scusate, qua ho messo male le parentesi, eh? Cioè, vabbè, qua la posso pure lasciare, ma non serve. È così, cioè questo è tutto l'angolo, eh? Scusate, mo, se l'avete pure già scritto, correggete, però perché è importante. Perché tanto qua non ci serve altro. Capito? Tutto l'angolo, vedete, quando parto da φ, per esempio nel tempo t uguale 0, se io sono partito da questo punto P, vedete com'è contemplata la cosa? Perché questo termine quando sarà 0? Ma ci sarà coseno di φ, capito? E quindi indico che x, diciamo, è questo qui. Ci siamo? Eh certo, no, deve dirti che parte da quel punto, no? Vedete un po' la cosa, ripeto, anche la rappresentazione dell'onda è questa. Quella senza la φ è come se ogni volta l'onda partisse da zero. Quella con la φ è come se invece fosse così. Parte da qua, per esempio, va solo, cioè semmai ho un'onda, capito, che è sfalsata. Però non parte dal x uguale 0, parte da una certa posizione. Quindi sì, è la struttura No, dell'onda, φ è l'angolo, è che l'angolo. fa sfalsare la posizione. Allora, questa è x di la y di 0, che vedete è coerente con la formula, perché nel tempo 0 io non sto a 0, ma sto già un x di 0, diciamo non è in 0, ma sta un po' spostato. Va bene? Proprio per tenere conto di questa cosa. Adesso andiamo a vedere un'altra, vabbè, cambio pagina. La velocità nel moto armonico. Riscrivo la formula che abbiamo visto. Vabbè, quella, scusate, ritorno a quella semplice per così dire, no, che è omega. Anche se potremmo mettere 2 pi greco fratto t grado per t. Va bene, qua non c'è manco bisogno della parentesi perché è chiaro che questo è l'angolo. Va bene? Se, quindi questo qua ci dà istante per istante la posizione. E se volessi calcolare invece la velocità, diciamo istante per istante, beh, qui ragazzi, diciamo, è una cosa che mo non voglio addentrarmi perché però ve la accenno, almeno rimane pure registrata. Quando farete al quarto anno, quindi il prossimo anno, le derivate, vedrete che la derivata che normalmente si indica o con un puntino o si indica così, della posizione rispetto al tempo, va bene? Quindi si legge la derivata di x in dt, ma rispetto al tempo, è
quello che noi chiamiamo il vettore velocità. Va bene? Cioè la velocità è la derivata del vettore rispetto a sé. Sempre in quel contesto andrete a vedere che cosa? Che la derivata quindi del vettore posizione, quindi che sarà la v, la derivata del coseno, sapete quando viene? Viene meno seno, va bene? Quindi verrà meno a seno di seno, di 2 pi greco t fratto t piccolo. Vabbè, mo lo scrivo qui, la derivata del seno, vedrete, fa coseno. Invece, che non è quella che stiamo usando, eh? Invece la derivata del coseno è meno seno. Quindi fa meno seno. Ecco perché qui appare. Ripeto, qua non mi posso addentrare perché per spiegare il concetto di derivata bisogna spiegare il concetto di limite. Insomma, non è una cosa che possiamo sbrigare in pochi minuti. I richiami goniometrici che facemmo a suo tempo, insomma, siamo riusciti a farli in un, come dire, in poche decine di minuti, ma adesso qui apriremmo una cosa troppo ampia per rientrare. Quindi quello che ci serve è solo sapere che quando vado a esprimere la velocità, che è la derivata della posizione, otteniamo che cosa? Dobbiamo fare la derivata del coseno, ma la derivata del coseno diventa meno seno. Anzi, scusate, qua appare pure un altro termine fuori, appare quel a per 2 pi greco fratto t, che in realtà, vi ricordate, che cos'era? Era omega, quindi v uguale meno omega per a per il seno, come abbiamo detto, 2 pi greco t grande per t. Perché insomma, mo, ripeto, non voglio addentrarmi, però se ho coseno di kt, va? La sua derivata quanto fa? Fa seno di kt cambiato di segno, ma il k finisce anche fuori, quindi meno k, insomma, fa questo. Va bene? Ripeto, questo dopo che si è fatto il concetto di limite e derivata diventa una banalità. È chiaro che adesso dovete fare un atto di fede e credere che appunto è così. Ma non c'è altro modo, perché giustamente non potremmo fare altrimenti in questo contesto. Va bene, quindi così facendo, me lo riscrivo a fianco, abbiamo a coseno di 2 pi greco di grande per t piccolo, abbiamo, vedete, rappresentato sia quanto fa la velocità istante per istante, omega, ricordatevi, è 2 pi greco fratto t grande, pure qua avremmo potuto riscrivere le formule sia chiare, tipo così, meno omega per a seno di omega t, come la x uguale a per il coseno di omega t. Ok? Vedete, perché omega è 2 pi greco fratto t, la pulsazione. Quindi scritti nella forma, queste qui che ho scritto in rosso, o quest'altro, insomma, vabbè, questo, quest'altro, sono assolutamente la stessa scrittura.